Ce ne scusiamo, non siamo riusciti a rintracciare l'origine di questa comunicazione. Ce ne scusiamo con il lettore. Guida. Il corpo fisico è il veicolo costituito di materia fisica che manifesta sul piano fisico una vita individuale. È veicolo fisico qualsiasi organismo semplice o complesso, nomenclato dalle scienze naturali, appartenente alla flora o alla fauna di questo o di altri pianeti. Se l'individuo fosse evoluto, sentirebbe il corpo fisico riunirsi e disperdersi incessantemente e capirebbe di essere sospeso al suo interno. Così non avrebbe più paura di risultare annichilito quando il corpo fisico viene smantellato. Il corpo fisico è composto da sette corpi divisi per densità, che sono corpo solido, gassoso, eterico, supereterico, sottoatomico, atomico. La struttura del corpo eterico è essenziale per il channeling, perché è il corpo attraverso cui si realizza la medianità. Questo corpo è composto di materie più sottili dello stato gassoso, ed è il ricettore del prana e delle energie che provengono dal sole, necessarie alla vita del corpo fisico denso. Il corpo eterico ha una colorazione fondamentale che può variare secondo lo stato di salute del corpo fisico denso. Se nel corpo fisico denso vi sono degli organi che non funzionano perfettamente, che sono, come si dice, ammalati, in corrispondenza del punto in cui questi organi sono ubicati nel corpo fisico denso, il corpo eterico presenta alla vista del veggente una zona più scura. In genere questa zona appare al veggente di colore grigio, un grigio opaco, pur non essendo un grigio molto scuro.